Allora, bentornati a tutti sulle nostre consuete frequenze del nostro incontro biblico sul Vangelo secondo Marco. Adesso, come sempre, prima di introdurci, qui c'è un piccolo errore, questa è la terza parte, non la seconda, è il quarto incontro che facciamo. Il primo è stato introduttorio, poi abbiamo visto nelle prime tre parti la prima sezione, ricordiamo, del Vangelo di Marco, che abbiamo intitolato Il Vangelo di Gesù che come Messia proclama il Regno di Dio. Oggi, se Dio vuole, completeremo la prima parte e vediamoli tutti insieme. Allora, sta prima parte, dopo il piccolo, vi ricordate, l'inizio del Vangelo di Gesù Cristo Figlio di Dio, poi il trittico iniziale che culmina con la predicazione di Gesù, Giovanni Battista nel deserto e le tentazioni di Gesù nel deserto e l'inizio della vita pubblica. Poi inizia questa prima sezione che abbiamo suddiviso in queste tre parti: azione di Gesù e risposta dei farisei. Abbiamo visto risposta dei farisei non buona. La volta scorsa abbiamo visto l'azione di Gesù e la risposta del popolo, anche qui con vari elementi critici. Oggi vedremo l'azione di Gesù e la risposta dei discepoli, che culmina, vi ricorderete, nella professione di fede di Pietro 8:30, a metà esatta del Vangelo di Marco, no? Voi chiedete chi io sia e Pietro risponde: io dico che tu sei il Cristo. Vedremo poi che alla fine del Vangelo, secondo Marco, è il centurione che completa bene la professione di fede riconoscendo in Gesù il Figlio di Dio. Lo vedremo nel capitolo 16. Veramente questo uomo era il Figlio di Dio, no? Aspetto che richiama, vi ricordate il versetto iniziale, Marco 1:1, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, cioè Messia, Figlio di Dio. Quindi questi due momenti del Vangelo in cui queste verità vengono, diciamo così, manifestate. Allora, oggi dobbiamo vedere l'azione di Gesù e la risposta. Ma ho preso quella giusta? Mi sa che ho preso la slide sbagliata un attimo, certo ho preso la slide sbagliata. Sto sulla presentazione della seconda parte, non della terza. Un attimo di pazienza, così vediamo le slide giuste. E quindi oggi stiamo nella terza sezione della prima parte. Come sempre vedremo prima una carrellata panoramica di questa sezione e poi alcuni brani scelti da approfondire. Eccolo qui. Ok. Allora, la prima sezione è la missione dei 12, il primo versetto. Se vi ricordate, nella sezione precedente cominciava con la chiamata dei discepoli, no? Quindi prima li chiama perché stessero con lui, adesso li manda, quindi li rende partecipi, come vedremo, del suo ministero messianico. Poi c'è questo piccolo trafiletto, una piccola sezioncina interessante, che parla del rapporto tra Erode e Gesù. Qui parla chiaramente di Erode Antipa, non di Erode il Grande, quello che subito dopo avrebbe ucciso San Giovanni Battista. Lì è interessante notare, e forse è bene farlo subito, proprio il percorso psicologico di Erode, perché Erode è immagine, purtroppo Erode Antipa, è un'immagine non positiva, d'accordo, però è un'immagine purtroppo realistica di molte reazioni ovviamente non corrette nei confronti del ministero e dell'operato di Gesù. Guardate, è meglio leggerlo la sezione, perché così si vede bene. La prendo subito, così non dobbiamo poi smarrirci. Allora, ditemi sempre se dietro vedete bene, eh? Vedete bene, no? Allora, poi riprendiamo casomai qualcosa della missione dei 12. Ah, Erode sentì parlare di Gesù perché intanto il suo nome era diventato famoso. A partire da questo trafiletto poi si capisce anche il comportamento che Erode avrà durante la passione di Gesù.
d'accordo? Pessimo. Si diceva Giovanni il Battista è resuscitato dai morti e per questo il potere dei miracoli opera in lui, altri dicevano Elia, altri dicevano ancora è un profeta come uno dei profeti, ma Erode al sentirne parlare diceva quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risuscitato. Se voi ricordate, la tradizione, questo si vede anche nella Passione di Mel Gibson, ci narra che a Erode Gesù non gli ha neanche rivolto la parola. Con Ponzio Pilato durante il processo ci ha parlato, ha provato a farlo un attimo perché era comunque in combattimento, ma Erode nel momento in cui incontra Gesù durante la passione stava già completamente perso, e Gesù non gli ha rivolto manco la parola e manco uno sguardo. E si dice praticamente che il comportamento di Erode al momento della passione è stato un comportamento, come dire, sprezzante, provocatorio, ironico. Cioè, ha cominciato a dire: forza, adesso io sono il tuo re, fammi un miracolo davanti a me, fammi divertire un po' in questo modo qui. E addirittura c'è qualche fonte che ci dice che, per questo che poi gli ha messo la veste bianca da pazzo, dice: bene, t'ho trattato da Dio e non mi hai fatto i miracoli, adesso vediamo un po' se sei un uomo. E sembrerebbe, da alcune fonti, queste sono chiaramente ricostruzioni che non sappiamo quanto siano fondate, però, che gli abbia mandato qualche ballerina tipo Salomè intorno a fargli qualche danzina, capito? Chiaramente Gesù se l'è filata proprio. E allora perché gli ha messo la veste bianca da pazzo? Perché tu ti fa Dio non sei buono perché non mi ha fatto manco un miracolo, ti fa l'uomo non sei buono perché sei nato con le donne, quindi tu sei completamente fuori, e gli ha messo questa veste da ridicolo e l'ha rimandata a Pilato, capite? Ora però questo è l'Erode precipitato. Erode ci aveva avuto la sua chance con San Giovanni Battista, ce l'ha avuto la chance, perché se si legge bene il testo del Vangelo, e allora lo leggiamo: Erode infatti aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione perché a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, che egli aveva sposata. Quindi, l'antico problema dei divorziati e dei sposati era già un problema di San Giovanni Battista, d'accordo, ed Erode Antipa. Giovanni diceva ad Erode: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Attenzione, non si è arrabbiato Erode, si è arrabbiata Erodiade di questo. Quindi Erode fece arrestare San Giovanni per compiacere la sua concubina, non per una cosa che voleva lui. Cioè, per questo Erodia gli portava rancore e avrebbe voluto farlo uccidere, ma non poteva. Attenzione, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo giusto e santo, e vigilava su di lui, e anche se nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Chi è Erode? Erode è una persona, sappiamo che era molto simile al padre, che era un folle, quindi questa era gente molto attaccata al proprio trono, quindi alla propria posizione di potere, con una vita mondana e dissoluta. Infatti dopo vediamo subito fare un banchetto di bagordi, perdonatemi, e in più in uno stato di pubblico peccato. Allora a quei tempi, se eri veramente adultero con un amico come Mo, a quei tempi era veramente un disastro. Però aveva quel qualcosa, dice: hai visto San Giovanni Battista? Era rimasto impressionato, dice: questo è un santo, questo qui. Quindi nonostante la sua condizione, e aveva cominciato a entrare, come dire, io questo sicuramente non lo ammazzo, d'accordo, nonostante che la moglie lo spingesse, perché non voleva vedere manco come lo fumo all'occhio. E anzi, ogni tanto lui la sentì, e ogni tanto restava perplesso, perché certamente voi immaginate un peccatore innanzi a un santo, è chiaro che rimane perplesso, quindi sente tante cose che, però lo ascoltava volentieri. Quindi sta vivendo in questo momento, ci ha avuto la sua chance e purtroppo, ahimè, se l'è giocata male. Perché che succede? Viene il giorno propizio, quando Erode, questo lo sappiamo tutti quanti, questo ci hanno fatto film, quadri, ritratti, il famoso balletto della figlia di Erodiade, di Salomè. Qui non ci dice che si chiama Salomè, ma lo sappiamo dalla tradizione. E quindi si mettono a fare questo balletto. Avevano già bevuto, avevano già mangiato. Erode, che era certamente un puro, rimane ammaliato da queste danze un po' erotiche di questa fanciulla, e poi se ne esce con quella follia. Dice: qui dimmi quello che vuoi, io te lo darò. Fosse pure la metà del tuo regno, quella va dalla madre, gli chiede la testa di San Giovanni Battista. E poi sappiamo tutti quanti che, per non fare brutta figura,
vai, manda il soldato e taglia la testa di San Giovanni Battista. È stata una brutta fine, insomma, poverino, no? È morto per il capriccio di una ragazzina impura, impudica. Questo è, cioè, da un punto di vista materiale, San Giovanni Battista è morto per questo motivo, insomma, è una cosa abbastanza squallida, diciamo così, umanamente parlando. Ora però qui a noi ci interessa, anche perché capiamo anche la psicologia di una categoria simbolica degli esseri umani, no? Allora, qual è stato il problema di Erode? Perché ha fatto questa fine? Perché non si è deciso. Quindi, quando tu incontri un santo che ti provoca, e lui era certamente provocato, cioè lui ha fatto qualcosa, ma a un certo punto è rimasto, come dire, non diciamo a bagnomaria, aspettiamo. E dentro questa situazione di incertezza, di non scelta risolutiva, è chiaro che il diavolo, questo lo diciamo noi, lo ha preso per il suo vizio, che è il vizio che più degli altri ci mette a rischio della nostra salvezza, che è la lussuria. È entrato attraverso quella cosa e poi la sua pienezza di sé, il suo, capite, fare delle cose folli, andare a fare giuramenti pubblici che dopo devi mantenere, con quel gesto, comunque gravissimo, perché capite, a causa di questa cosa ha ucciso lui un santo. Allora, questo è un episodio inquietante, d'accordo? Assicuro che io lo dico, me lo sentirete in tante prediche, no? perché l'ho potuto constatare, per quanto si vede dall'esterno, attraverso esperienze di persone che ho più o meno conosciuto. Cioè nella nostra vita, tu puoi essere pure il più grande peccatore del pianeta Terra, ma il nostro Signore vuole la nostra salvezza e sicuramente ci metterà un giorno o l'altro in condizione di avere la nostra chance, d'accordo? E quella bisogna giocarsela bene. Io dico sempre, è un treno che passa, bisogna salire, perché se tu, che faccio, salgo o non salgo, ci vado o non ci vado, sapete che quando un treno si ferma alla stazione, apre le porte, quanto sta fermo? 5 minuti, 10 minuti, poi le porte si chiudono, il treno è ripartito e te saluto. Purtroppo la dinamica della salvezza funziona così. Grazie a Dio, io non vorrei che il nostro Signore, se dopo mi dicesse che dopo mi risulta che non ce n'è uno solo dei treni che passano, grazie a Dio, ecco, sembrerebbe che il nostro Signore, nella sua bontà, pazienza anche verso le creature, poi insomma, se te ne sei perso uno, magari senza troppa cosa te ne fa passare un altro, però qualcuno bisogna prenderlo. Il problema è che quando proprio si sputa sopra una grazia di Dio, come ha fatto Erode, poi sono guai. Poi sono veramente guai. Quindi questa è una figura che i Vangeli approfondiscono, perché a prescindere dal fatto che era un re, cioè è un... ci sono tutta una serie di catechesi molto belle fatte sui vari personaggi che compaiono nei Vangeli, no? Uno è Erode, uno è Ponzio Pilato, uno lo vedremo, uno è San Pietro, Giuda, la psicologia di Giuda per esempio, no? Perché ha fatto quello che ha fatto? Cioè, attraverso la riflessione, la meditazione, noi dobbiamo confrontarci con queste figure, perché nessuno di noi sta, come dire, blindato e al sicuro, e dobbiamo sapere anche quali sono le possibili fonti, diciamo così, di caduta, che purtroppo i nostri invisibili nemici usano senza mezzi termini, no? Ok, per quanto riguarda la missione dei 12, poi riandiamo al sommario. Notate sempre una cosa, il tema tipico del Vangelo di San Marco, eh? Allora chiamava i 12, guardate, e incominciò a mandarli a due e diede loro il potere sugli spiriti immondi. Se prendete gli altri Vangeli, dice che la prima cosa che li manda a fare è a predicare il Vangelo. Qui non lo nomina proprio il Vangelo. Guardate, gli spiriti immondi, ordina che vanno a due, questo lo sappiamo, d'accordo? Senza prendere nulla. E poi entrate in una casa, rimanete a che? E se non vi accolgono, scuotete la polvere dai vostri piedi. Attenzione, predicavano che la gente si convertisse, vedete, scacciavano molti demoni e ungevano di olio molti infermi e li guarivano. Ho detto tante volte che il Gesù di San Marco, è uno dei temi fondamentali del Vangelo di San Marco, è
questa guerra spietata, è vittoriosa, che Gesù scaglia contro le potenze del male. Se scende in campo lui, l'inferno trema, sia che agisca lui, sia che dia il potere di agire a coloro che lo fanno in suo nome, gli apostoli. Bene, torniamo alle nostre diapositive. Dopo il martirio di San Giovanni Battista c'è la prima moltiplicazione dei pani. San Marco in questa sezione le presenta tutte e due, poi le leggeremo successivamente l'una a fianco all'altra, perché ci sono degli elementi molto interessanti anche da un punto di vista simbolico per quanto riguarda la moltiplicazione dei pani, e questo fa parte di uno dei Vangeli che poi approfondiremo nella terza slide. Poi c'è il celebre episodio di Gesù che cammina sulle acque, questo lo vediamo un attimo al volo, perché vedete in questo, nel Vangelo di San Marco, l'unica particolare, vi ricordate che quando Gesù cammina sulle acque a un certo punto lo vedono, si impressionano, a un certo punto lui chiama San Pietro, dice: se sei tu di che io venga, e Gesù lo fa camminare sulle acque. Vedete, questo particolare qui non c'è, perché? Facile, no? Marco è il segretario di San Pietro, San Pietro per umiltà non ha voluto dire che lui era stato chiamato da Gesù per camminare sulle acque, d'accordo? Anche perché dopo avrebbe anche dovuto fare la brutta figura, che a un certo punto ha smesso di credere e affondato, quindi dice: per umiltà e però fa brutta figura, non ce lo mettiamo per niente, così facciamo prima. Ecco, no? Ecco, anche questo, il gesto di Gesù che cammina sulle acque, da un punto di vista simbolico, tutte quante le omelie dei padri, è molto molto importante, no? Perché le acque sono simbolo, anche le acque del Mar Rosso, le acque che ha aperto Dio davanti a Mosè, sono simbolo, le acque della vita terrena, del tumulto, dei problemi, delle difficoltà che possiamo incontrare in questo mondo. E Gesù ci cammina sopra, cioè se tu ti appoggi a Lui, credi in Lui, ci cammini pure tu sopra le acque. Non nel senso che vai al mare, io ogni tanto quando faccio le prediche dico: venisse in mente a qualcuno, tanto al mare uscire fuori e mezzo a camminare, no? Perché, cioè, perché il nostro Signore vuole pure rifarlo, ma non è questo il senso reale. Cioè Pietro ci ha camminato realmente, ma era per esprimere simbolicamente il fatto che tu sulle difficoltà, sulle sofferenze, sulle tribolazioni, sulle tentazioni della vita, se veramente credi in Gesù, perché Pietro ha camminato fino a quando non ha dubitato, appena ha cominciato a dubitare e guardare verso se stesso, dice: no, la situazione è drammatica, qui alla fine ha cominciato ad affondare. Quindi anche questo è un testo molto edificante proprio da un punto di vista di vita interiore, quindi di vita di fede vissuta. Dopo la camminata sulle acque ci abbiamo guarigioni varie e discussioni. Qui cominciano un pochettino e ritornano un'altra volta i soliti scribi e farisei. Anche qui approfondiremo poi nei brani scelti l'insegnamento sul puro e sull'impuro, e possiamo vedere qualche piccola cosa, perché qui c'è tutta tanta la sezione tematica che affronta tutte queste cose, no? Quindi, le tradizioni farisaiche, allora, vi ricordate, no? Cosa sono tutte tante queste cose che questi facevano, che si lavavano le mani, le pentole, le stoviglie, le questioni, no? Detto fra me e voi, io ogni tanto scherzo quando stiamo a pranzo insieme, lui dice: ah, mi andare a lavare le mani, dico: perfetto fariseo, ti fai preoccupare se te la... perché tu dici che fa niente se non se lava le mani, succede niente, no? Ecco, allora noi dobbiamo capire il retroterra di queste cose, no? Perché effettivamente nelle prescrizioni dell'ebraismo c'erano queste cose, quindi questi non è che facevano delle cose, come dire. Il problema è che tutte quante queste cose esteriori, formali, ci sono i libri dell'Antico Testamento, il Levitico e poi veramente le tradizioni orali ebraiche che impongono queste cose, erano da Dio state, come dire, ordinate non come gesti esteriori, anche qui attenzione che noi ci siamo molto coinvolti in queste cose qui, ma come gesti simbolici che dovevano farti capire altro, come poi Gesù spiega nell'insegnamento sul puro e sull'impuro, cioè
tu ti lavi le mani, lavi le stoviglie, eccetera, eccetera, per questa esigenza, diciamo, per comprendere, diciamo così, l'esigenza globale della purezza e della pulizia. Ma non è importante che siano pulite le stoviglie, è importante che sia pulita l'anima tua, capite? Cioè, nell'Antico Testamento, quando il livello anche della razza umana era molto più rozzo attuale, dice San Tommaso d'Aquino, il Signore cercava di elevare lo spirito a partire dalle cose terra-terra. Quindi le cose terra-terra non sono fini a se stesse, sono fini se tu le usi, sono buone se tu le usi come mezzo per pensare, d'accordo? E i farisei ne avevano fatti fini a se stessi, cioè io me lavo le mani, me lavo le stoviglie, poi, come dice qua Gesù nel Vangelo, se devi aiutare tuo padre e tua madre, d'accordo? Invece dici no, io questa l'offerta la porto al Tempio, a mio padre e mia madre gli do più niente perché lo do al Tempio. Dice, ma dove sta scritto Gesù? Questo è il quarto comandamento, che dici? Tu, se c'è qualcosa, a porti a tuo padre e tua madre, non a porti al Tempio, d'accordo? Quindi li stigmatizza. Il problema di questi è che il fariseo, attenzione, questo è il fariseismo, questa è un'altra figura tipica, è un problema, senza offesa per nessuno di noi, tipico delle persone che stanno vicine a Dio, perché è proprio delle persone che sentono a posto e che si sentono in qualche modo spiritualmente a posto, perfette, cioè io non c'ho bisogno di cambiare, cioè le cose sono sempre dette per gli altri. Questo non dobbiamo farlo mai, questo qui, ma veramente nemmeno se fossimo San Francesco o Padre Pio, perché pure San Francesco e Padre Pio, fino a quando sono stati in questo mondo, avevano sempre qualche cosa di più da fare, di meglio da fare, da migliorare, qualche piccolo difetto, qualche piccola imperfezione da correggere, sicuramente. E noi dobbiamo sempre avere il cuore aperto nei confronti di Dio, sempre, sempre. Se vediamo tante volte che c'è qualcosa di buono dentro di noi, ringraziamo il Signore che ce l'ha donato, perché non è farina del nostro sacco, rimaniamo sempre, cioè Gesù si è scagliato contro i farisei e ha lottato contro i farisei solo per questo motivo, non per altro che per questa chiusura radicale dei loro cuori, perché la chiusura radicale dei loro cuori, come abbiamo già visto, vi ricordate la volta scorsa, rappresenta una forma di peccato contro lo Spirito Santo, cioè di chiusura alla grazia che Dio non può più operare se tu gli metti una porta blindata, perché rispetta la tua libertà. Bene, sta succedendo. Andiamo avanti. Porto questo. Riprendiamo la presentazione. Allora, dopo questa sezione, che ripeto, approfondiremo poi l'insegnamento sul puro e sull'impuro, nell'ultima parte, ci sono altre due guarigioni, che poi vedremo, e la seconda moltiplicazione dei pani, che vedremo poi in sinossi. Poi, ecco, Gesù affronta, vedete, abbiamo visto comparire Erode e ricomparire i farisei. Allora fa un discorsetto ai discepoli sul lievito dei farisei e il lievito di Erode. Quali sono questi lieviti? Attenzione, chiaramente i discepoli, quando Gesù comincia a parlare un po' criptico, si non capiscono niente. Allora andiamo a vedere un attimo 8:11-21. Allora, vengono i farisei un'altra volta e cominciano a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli, guardate, il Gesù di San Marco, che è molto, molto fisico, traendo un profondo sospiro, disse, immaginiamoci Gesù, vogliamo un segno dal cielo? Che sospiro era? Un sospiro di pena, un sospiro di... oppure... accivicchi, eh? E dice, questa generazione chiede un segno. Non sarà dato nessun segno. Terribile, eh? Proprio stamattina meditavo sul fatto, di domani mattina pure, su uno scritto di Luisa Piccarrera, che dice, quando una persona ha il cuore chiuso, ma manco se i morti risorgono, gli è davanti agli occhi suoi, gli scalfiscono minimamente. Quindi i segni non servono quando uno ha il cuore chiuso. Guardate sempre una cosa, eh? I miracoli non fanno venire la fede a chi non ce l'ha. Il miracolo conferma la fede di chi già ce l'ha, capito?
Ricordate quando Gesù scacciava i demoni e dicevano tu lo spirito scacci il nome di Beelzebul, quindi neanche le prove più evidenti della presenza di Dio quando uno è chiuso valgono a scardinarlo. Ecco perché Gesù dice, per voi un segno? Nessun segno. Allora, i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un pane solo. C'è un po' di ironia degli evangelisti. Allora egli li ammoniva dicendo, fate attenzione e guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode, i due personaggi che sono comparsi. E quelli dicevano fra loro, non abbiamo pane. Questo sta parlando del lievito, quindi abbiamo la panza vuota, mi sa che ci sta rimproverando del fatto che non abbiamo fatto la spesa. Figuratevi Gesù. Ma Gesù, accorse di questo, disse loro, perché discutete che non avete pane? Non intendete, non capite ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite? E non vi ricordate quando spezzate i 5 pani per i 5.000, a cui fa riferimento alle moltiplicazioni, che poi vedremo, quante ceste colme di pezzi avete portato via? Gli dissero 7, questa è la prima. E quando spezzate 7 pani per i 4.000, quante sporte ne avete portate via? Gli dissero 7. E disse, non capite ancora? Quindi sta dicendo, attenzione, voi sapete il lievito? Io non sono, il lievito è contagioso. Allora vuol dire che il problema di Erode, che abbiamo visto, il problema dei farisei, è contagioso. Il problema di Erode è questo, che è impelagato nel vizio della lussuria e non si decide a uscirne fuori, rimane traccheggiando, no? Avete visto quando le persone dice, vabbè, ma tanto poi mi confesso, tanto poi, e non hanno una svolta di vita. Allora, se tu rimani così, quella cosa te si risucchia. Invece i farisei sono quelli che non hanno nessun problema, non hanno niente di cui convertirsi, va tutto bene, e li rimangono e stanno soltanto dall'alto della loro gatta e racconta quello che fanno gli altri, a giudicare, a criticare, a scandalizzarsi, compreso di Gesù e compagnia cantante. Ecco, queste due cose che sono grosse malattie dello spirito, giusto? Attenzione, sono contagiose, statene alla larga, perché sono pericolose. Beh, poi c'è, subito dopo, la guarigione del cieco di Bezzaida, che vedremo perché un racconto, uno dei pochissimi esclusivi dell'Evangelista San Marco, molto istruttivo, e poi la professione di fede di San Pietro. Beh, quei tempi più o meno ci stiamo, andiamo all'ultima parte, alcuni brani scelti da questa sezione da approfondire. I 12 che vanno in missione l'abbiamo già visto prima en passant, in particolare è l'accento sul potere che Gesù trasmette ai 12 sugli spiriti immondi. Io ho detto la volta scorsa che, cioè, noi non possiamo estromettere il tema diavolo dalla vita cristiana, non dobbiamo farne una cosa più grande di quello che è. Ma vi ricordo sempre quando a San Giovanni Paolo II, perché negli ultimi 50-60 anni qualcuno che gli è girata per storto qualche rotella c'è stato, e andavano a dire, ma santo santità, alcuni teologi dicono che il diavolo non esiste, che il male è una rappresentazione simbolica e che le malattie dei Vangeli, gli indemoniati, erano tutti quanti schizofrenici, che Gesù non ha fatto nessun esorcismo, eccetera eccetera. Giovanni Paolo II rispose queste testuali parole: se non esiste il demonio, Gesù Cristo è venuto sulla terra a perdere tempo, quindi andiamoci tutti quanti a casa, perché non serve essere cristiani, punto, finito. Quindi San Marco questo tema, come abbiamo visto, lo accentua e non può. Allora, la prima e la seconda moltiplicazione dei pani, che adesso andiamo a riprendere, capitolo 6 e capitolo 8, a cui Gesù ha appena fatto riferimento. Allora, prima moltiplicazione dei pani. Allora, qual è il senso anzitutto delle moltiplicazioni dei pani? Allora, i contesti, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro, venite in disparte e in un luogo solitario per farli riposare un po'. Molti però li videro partire
e capirono, e da tutte le città cominciarono ad accorrere là a piedi li precedettero, sbarcando, attenzione a questo nuovo gesto di Gesù, vide molta folla e si commosse per loro. Qui, se uno legge il testo greco originale, è bellissimo il termine che dice, perché è una commozione simile, cioè il termine greco fa riferimento, avete visto, quando le viscere materne si commuovono, cioè esplancniste è il termine, cioè l'esplancna è l'utero materno. Quindi Gesù è preso da Natale con questi stipolacci, cioè hanno bisogno di qualcuno che gli dica qualche cosa, che li ammaestri un po'. E quindi si mise a insegnare loro molte cose. E si è fatto tardi, su questi non c'hanno niente da mangiare, e moltiplica i pani. Qual è l'insegnamento di questo episodio? È quello che Gesù, lo vedremo con Quaresima, fece con la prima tentazione nel deserto, no? 40 giorni senza mangiare e bere. Arriva il demonio e gli dice, di che questa pietra diventi pane. Cosa risponde Gesù? Non di solo pane che l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Cioè questi sono stati senza mangiare perché? Perché dopo una vita della scorsa chissà come, una volta che hanno visto Gesù, sono stati tutto il giorno a sentire quello che stava a dirgli. Gesù era tutto contento di questo. Quindi attenzione, il pane è per il corpo ciò che la parola di Dio è per l'anima. Cos'è più importante? Tutti quanti, mo stiamo qua, diciamo, più importante è la parola di Dio. Ma quanti uomini lo vivono sta cosa qua? Capite? Quanti? Cioè, tutti quanti pensiamo prima, a te pure io, un po' meno spero pure io, insomma, speriamo un po' meno. Tutti quanti pensiamo prima a te, c'è la panza piena. Allora, il discorso è, cosa è più importante? Gesù sta dicendo, se tu pensi prima all'anima, non ti preoccupa, che de fame non te muori. Questo vale, pensate per esempio i genitori che hanno i figli, no? Non, senza voler criticare nessuno, no? I figli, no, i miei non ce l'ho, però se ce l'avessi avuto. Qual è la prima cosa che devi trasmettere a un figlio? Di quale cosa devi prima preoccupare? Che mangia, che beve, che studia, che si laurea, che c'ha un lavoro, che c'ha una famiglia, che c'ha una posizione, tutte tante cose buone. O la prima cosa che gli insegni e che gliela trasmetti tu, perché se gliela trasmettono mamma e papà, non servono catechismi, non servono parroci, non serve nessuno, d'accordo? Serve soltanto che vanno a ricevere i sacramenti e basta, così ci vuole un prete per forza per darglieli, basta, ma non servirebbe nient'altro, capite? Qual è la cosa più importante, ma anche nella nostra vita, qual è la cosa più importante per me? Gesù dice, se tu curi prima l'anima, sta tranquillo che al corpo ci penso io, e lo fa, eh? Se tu trascuri l'anima per il corpo, triboli nel corpo e te perdi l'anima. Questo è il motivo. Attenzione, poi fa sto miracolo poi, insomma, che cui coinvolge i discepoli, c'è tanto una serie di simbologie, no? 5 pani e 2 pesci. Come faccio mezzanotte, no? Voi sapete che sia il numero 5 sia il numero 2 sono numeri molto importanti. Il pane Gesù l'avrebbe utilizzato per l'Eucaristia, no? E le parole che usa, prese 5 pani, alza gli occhi al cielo, pronuncia la benedizione e li spezza. A che vi fa pensare? Ci sono le cose che dico io quando consacro, no? Prese il pane e alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, ti rese grazie con la preghiera di benedizione e spezzò i pani. Quindi già qui Gesù sta rimandando all'Eucaristia. E perché per l'Eucaristia ha scelto il pane? Il pane del cielo, lo chiamiamo, no? Cioè la stessa cosa che serve ad alimentare il corpo, lui la trasforma in sé per alimentare l'anima. Quindi ci dà sempre l'idea, noi dobbiamo capire questa cosa, cioè la nostra anima ha bisogno di essere nutrita, capito? Cioè se tu sei stata una vita lontano da, per esempio, dal Signore, trascurando, tu c'hai un'anima che se tu la vedi, se mi vedi i ragazzini del quarto mondo, stanno tutti quanti scheletriti che girano come zombie, la nostra anima è così, eh. Non è che per il fatto di essere spirituale, cioè se tu non la nutri non stai male a livello sensibile come quando c'è fame vera, ma stai male ad altri livelli, stai male a livello psicologico, stai male a livello relazionale, cioè capite? È così, quindi la vita dello spirito ha delle leggi analoghe a quella del corpo. Allora, 5 pani, perché 5? Lo sapete il numero 5 perché è così importante? Questo è un po' difficilotto, bisogna aver letto un pochettino, eh? 5 è il numero delle 5 piaghe di Gesù, no?
mani, piedi e costato. Quindi cinque pani, allusione al mistero dell'Eucaristia, la morte di croce del corpo crocifisso di Gesù che si sarebbe dato in vita, no? E i due pesci? Non sapete che devo prendere una cosa, così ve la faccio vedere con la pennetta. Scusatemi un attimo, perché così questa la ricorderete per tutta la vita. Ecco, guardate che bella questa qui dietro. Tanto per... ecco. Allora, il pesce, sono due pesci, no? A pesce in greco si dice, ora ve lo scrivo in greco, non ho la fiducia, si dice ictius. Ictius è quello che si chiama un acronimo. Se voi avete mai visto, se mai state alle catacombe, avete mai visto le simbologie dei primissimi cristiani che lasciavano in giro questo segno, il pesce? Avete mai visto questo segno qui? Perché lasciavano il pesce? Perché il pesce rappresenta Cristo. Perché ictius è un acronimo che significa che se tu metti le lettere in colonna, viene fuori questo, ora ve lo scrivo in italiano perché sennò in greco, Jesus, questa è una chi, Christos, Theou, Uios, Soter, che significa Gesù, Cristo, di Dio, Figlio, Salvatore. Hai visto? Quindi il pesce è un acronimo che simboleggia chi è Cristo. Gesù Cristo, Figlio di Dio, Salvatore. E perché due pesci? Anche qui, questo non è farina del mio sacco, non pensate che sia così santo e così bravo e così intelligente, che è tutta tanta roba che hanno scritto i maestri, io ma soltanto imparato a memoria e la ripeto. Perché sono due le nature di Cristo. Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo. Quindi capite, in questa simbologia ricchissima, perché è proprio delle opere divine che Dio fa una cosa, ma con una cosa ne vuole significare quante gliene pare, a volte molto di più di quanto noi possiamo comprenderne, perché Dio è sempre Dio, non dobbiamo dimenticarcelo mai. E che succede poi? Attenti, portano via 12 ceste piene di pezzi. E il numero 12? Chi sono 12? Ecco, bravo. Allora, 12 sono gli apostoli. Ma perché gli apostoli sono 12? Eccola lì, catechista modello, promossa. 12 erano le tribù di Israele, i 12 figli di Giacobbe. Quindi cosa vuol dire che mangiano 5.000 uomini e ne avanzano 12 ceste? Vuol dire che i figli di Israele, ce n'è avanzata per i figli di Israele, cioè non ci avrebbero creduto che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, non ci avrebbero creduto alla messa, non ci avrebbero creduto alla comunione. E questo è successo o non è successo? Ah, questo è successo. Capito? Penso quindi, che loro ci credono ancora. Ma ci crederanno? Perché non ci credono? Sta sotto profezia. Cioè, è nato tutto sta sotto Israele. Sta sotto profezia. Non ci credono ormai. Dopo ne parliamo alla fine dell'incontro, lo riprendiamo, che facciamo se vuoi un dialoghetto. Sta sotto profezia, devi leggere il capitolo 9-11 della lettera ai Romani. San Paolo l'ha profetizzato. Allora, che succede? Che con gli ebrei, anche con gli ebrei, si era realizzato il detto che si è realizzato prima con noi. Gesù ha detto nel Vangelo, i primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi. Chi sono stati i primi a ricevere la rivelazione di Yahweh? Sono stati gli ebrei. E chi sono stati gli ultimi ad essere salvati? I pagani, perché prima tutta la storia della salvezza, tutti i profeti, e poi Gesù, e poi gli apostoli, e poi i pagani. Quindi, gli ultimi e i primi. Ma che è successo? Che i primi diventano gli ultimi, cioè non hanno creduto a Gesù e saranno gli ultimi a crederci. San Paolo non solo che ha profetizzato, perché alcuni ebrei sono già convertiti nel corso di 2000 anni di storia della Chiesa, alcuni anche famosi, alcuni sono diventati anche santi, canonizzati dalla Chiesa Cattolica, ma sono stati sempre fenomeni isolati. San Paolo ha profetizzato che in adempimento di questa scrittura, cioè che i primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi, l'ultimo grande nazione che si convertirà in massa al cristianesimo saranno gli ebrei,
E da quel momento in poi possiamo cominciare a preoccuparci che Gesù da un momento all'altro potrebbe tornare nella gloria. Fino a quando, io dico sempre, qui dice testimone di Gesù che arriva la fine del mondo. La fine del mondo non arriva, perché se non si convertono in massa gli ebrei, Gesù non torna. C'è sta profezia. Quindi questo sicuramente accadrà. Con tutto quanto il rispetto che noi abbiamo per l'ebraismo, tutta la tradizione, tutto quello che ti pare, ma questo qui è sigillato, accadrà. Quando? Non lo sappiamo, ma sicuramente accadrà. Poi, allora, andiamo avanti. Altro passo da approfondire è la seconda moltiplicazione, un attimino, che sta un pochino più avanti. Capitolo 8, all'inizio, eccolo qui. Allora, in quei giorni, essendoci di nuovo molta folla che non aveva da mangiare, chiamò a sé i discepoli e disse, ancora peggio, sento compassione di questa folla, perché da 3 giorni mi stanno dietro, non hanno da mangiare. Domanda. Provocatoria. Chi di voi ha fatto un digiuno di 3 giorni stando in ritiro per 3 giorni per sentirsi tutto il giorno parlare di Dio, dice manco d'accordo, e si sono eroi, grandi uomini. Allora attenzione qui, il discorso è lo stesso, però stavolta le simbologie sono leggermente differenti. Stavolta restano 7 pani e avanzano 7 ceste. Qui siamo sempre. Che cos'è il numero 7? Allora, qui dobbiamo tornare all'Antico Testamento. 7 è il numero delle nazioni pagane, delle popolazioni pagane, gli Amorrei, gli Ittiti, i Gebusei, gli Evei, i Gergesei, che si trovano nella terra di Canaan prima dell'avvento di Israele. Quindi sono l'immagine delle popolazioni lontane, dei pagani. Allora, che ne avanzano 7 ceste, cioè ci sono 7 pani, quindi Gesù vuole sfamare anche tutti i pagani, e ne avanzano 7 ceste, perché ci saranno le popolazioni pagane che ci avranno fame di Gesù, a differenza dei figli di Israele. Questa è la lettura che danno i padri della Chiesa, 7 pani e pochi pesciolini. Ora l'altro aspetto da approfondire molto importante è l'insegnamento sul puro e sull'impuro. Questo è occasionato, come abbiamo visto, dalla polemica con i farisei che si lavavano le mani, le stoviglie, eccetera, eccetera. E qui Gesù però dà un grandissimo insegnamento, anche questo lo approfondiamo un po' perché è utile per la nostra vita personale. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro, ascoltatemi e intendete bene, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando dentro di lui possa contaminarlo. Sono invece le cose che escono dall'uomo a contaminarlo. Quando entrò in casa lontano dalla folla, i discepoli lo interrogarono sul significato di quella parabola. Vedete Gesù che un'altra volta usa questa espressione, dice, ma siete anche voi così privi di intelletto? Già gliel'aveva detto a proposito del lievito di Erode. Quindi perché noi il cervelletto ogni tanto dobbiamo provare a farlo funzionare bene, d'accordo? Quindi cosa vuol dire? Una cosa molto importante, applicarci anche un pochino noi nella meditazione, nelle cose di Dio, eccetera, no? Qualcuno di voi per esempio viene all'ora santa giovedì sera, no? Perché facciamo un po' di silenzio dopo? Perché sei tu che ci devi pensare un po' a tante cose che hai ascoltato, le devi elaborare un pochettino, devi farle tue, devi parlarne con Gesù, cioè ci devi mettere un pochino del tuo. L'intelligenza il nostro Signore ce l'ha data anzitutto perché l'applicassimo alle cose sue, per conoscere, per comprenderle, no? Allora, non capite che tutto ciò che entra nell'uomo al di fuori non può contaminarlo, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va a finire nella fogna. Dichiarava così mondi tutti gli alimenti. Voi sapete che tuttora adesso in alcune religioni, guardate i musulmani, non mangio la carne di questo. Voi sapete, sono anche alcune mode in giro, no? Che mo sono diventate mode. Qualcuno pensa che siano cristiani, i vegani, i vegetariani. Uno può anche dire, va bene, non mi va che ti fate del male agli animali, ma non è, cioè, Gesù ha detto, Gesù l'agnello se l'è mangiato la notte di Pasqua, capito? Quindi se si poteva mangiare, non se lo mangiava manco lui. Che tu te mangi, cioè, quello che non devi fare, te devi strafogare
perché ti dai la panza così, te ne vai al sanatorio e perché fai peccato di gola. Questo non si può fare, ma il resto, quello che ti mangi, non fa niente. Cioè, Gesù è anche abbastanza un po' esplicito, no? Va nel ventre e va a finire nella fogna. Immaginate, insomma, è abbastanza esplicito, insomma. Perché sta parlando di una cosa importante, cioè, ma tu puoi essere, vedete, pensare una cosa del... Guarda, c'è un sacco di gente che ancora pensa questo, eh. Cioè, in alcune forme religiose, questo si può, questo si mangia, questo non si mangia. Anche i nostri fratelli ebrei di stretta osservanza, io la prima volta che andai in Terra Santa, c'hanno i ristoranti particolari, perché alcune cose non le possono mangiare, perché stanno ancora le prescrizioni del Levitico, no? Lì si capisce quando San Paolo scrive: Dio ci ha liberato dalla schiavitù della legge. Se tu puoi mettere a tavola e dice: ah, questo lo posso mangiare, questo lo posso mangiare, non si campa così. Attenzione, ci stanno delle cose più importanti a cui badare. Ciò che esce dall'uomo, questo sì, contamina l'uomo. È dal di dentro, cioè dal cuore degli uomini, che escono intenzioni cattive. E qui comincia a fare una bella sciorinata: fornicazione, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia e stoltezza, più varie ed eventuali, d'accordo? Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e queste contaminano l'uomo. Ma questo è il primo grande insegnamento morale, no? Quindi. Però c'è un passaggio ulteriore, ancora più profondo, che volevo fare con voi, esistenziale, allora. Ed è questo. Da dove vengono i problemi della vita? Da fuori di noi o da dentro di noi? Questa è proprio una cosa, cioè, la mia vita è infelice, per esempio, perché mia moglie è così, perché mio figlio è così, perché lo Stato è così, perché mi è successa questa disgrazia, perché... o perché io non sono capace a relazionarmi con questo problema, 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 con questo problema. Qui sullo sfondo c'è sta Giampiero che cammina sulle acque. Allora, il problema non è che le acque sono agitate, il problema è se sei capace a camminarci sopra. Problemi nella vita ci saranno sempre, difficoltà ci saranno sempre, ce l'hanno tutti, nessuno escluso. Non è un problema che ci sia il problema. Il problema è: tu ce l'hai dentro il cuore la forza per saperlo affrontare? Punto interrogativo. Questa è la cosa importante. Io di questo ne sono testimone, eh? Io di questo ne sono testimone diretto, perché ho osservato anche, insomma, come la mia vita è interiormente cambiata, nella misura in cui nostro Signore cominciava a mettere delle radici sempre, sempre più profonde, e l'ho visto in tante persone, proprio trasformarsi. Non significa che i problemi non ci stanno più, significa che i problemi li affronti diversamente e non ti distruggono più. Questo è un grande, per questo io dico sempre, e chi lo sa, se prima che parto la sermoneta qualcuno, grazie a Dio, vedo molti più sermonetani, che sono molto contento di questo anche questa sera. Cioè, se io andassi via da qui e qualcuno, sarebbero due o tre persone che capiscono questo, tempo ben impiegato, cioè che con Gesù o senza Gesù cambia tutto. Non è un problema che vai a messa una volta di più, che fate la processione di più, e che capito, che dici una preghiera di più, ci sono tante cose buone. È un problema di vivere diversamente, altra cosa la vita. Quindi c'è questa dilatazione possibile in questo bel insegnamento di Gesù. Poi la guarigione del sordo muto, del cieco di Betsaida e la professione di Pietro. Andiamo a concludere. Allora, il sordo muto è importante per questo motivo: si rivedono ancora i gesti che Gesù compie, lo leggiamo adesso brevemente insieme. Di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone, dirigendosi per il mare, gli condussero un sordo muto, pregandogli di imporgli la mano, attenzione, è la prima cosa, e portandolo di sparte lontano dalla folla, stare attenti, gli pose le dita negli orecchi. Lo faccio vedere, proprio così, e con la saliva gli toccò la lingua.
Vedete questa gestualità forte di Gesù, no? Poi, guardando gli occhi il cielo, emise un sospiro, gli ha alitato in faccia, gli ha fatto... dicendo, Effata, Effata in ebraico significa apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, gli si sciolse di nuovo la lingua e parlava correttamente. Focalizzato? Vedete tutti quanti questi gesti molto materiali, no? Impone le mani, tocca le orecchie, tocca la saliva con la lingua, che è un gesto insomma un po' forte, no? E poi gli fa, gli sospira in faccia. Vi ricordate l'episodio del figlio del servo del centurione? Quando il centurione va a dire, senti un po', c'è il mio servo che sta male, vieni a casa mia. E dice, no, Gesù dice, vieni a casa mia. No, non venire niente, basta che dici una parola. È guarito il figlio. Quindi è necessario che Gesù faccia queste cose? No. Insegnamento? Allora, i sacramenti. In questo Vangelo c'è l'insegnamento sui sacramenti. Cosa sono i sacramenti? I sacramenti sono dei segni sensibili a cui però Gesù ha legato una grazia particolare. E se tu non entri in contatto proprio fisico col sacramento, quando noi facciamo la comunione, l'ostia, tu la senti sulla lingua. Quando ti confessi, anche se stanno le grazie, si può fare, il sacerdote quando ti assorbe, almeno ti stende la mano, te la impone la mano e ti fa così. E lo deve fare così, l'imposizione della mano e la croce la deve fare, oltre a pronunciare bene la formula. Quando ricevi il battesimo viene messa l'acqua in testa, quando pigli l'olio santo viene messa l'olio in fronte e sulle mani. Allora, che cosa succede con queste cose? Questo che Gesù ha fatto con il sordo muto: si entra in contatto attraverso la materialità di quei segni con l'azione salvifica di Gesù. E come mai che ha guarito il servo del centurione senza toccarlo? Perché dicono i padri della Chiesa che ordinariamente Dio agisce attraverso i sacramenti, quindi guai a noi, perché se tu dici io ne faccio a meno, la salvezza non ti arriva, perché tu non entri in contatto con Gesù e con i mezzi che lui stesso ha stabilito per farti entrare in contatto e che continuano attraverso quelle significazioni simboliche ciò che lui ha fatto con le sue membra fisiche quando stava sulla terra. L'ha deciso lui di fare così, che tu non puoi dire io ne faccio a meno. Però se fossi impossibilitato, dicono i padri della Chiesa, Dio che si serve ordinariamente dei sacramenti può realizzare le stesse cose anche senza, ma non lo decidi tu, lo decide lui. Quindi se per esempio una persona, Dio non voglia, dovesse morire senza che, non è che non si vuole confessare, ma nessuno la va a confessare, fa un atto di contrizione profonda davanti al Signore, non possiamo pensare che vada all'inferno, perché non è che non si è voluto confessare, non si è potuto confessare, capite? È un'altra cosa. Però questa gestualità di Gesù fa capire quanto è importante la mediazione sacramentale. Questi discorsi che vedremo poi sotto un altro aspetto anche nel catechismo degli adulti nei prossimi incontri. Oh, il cieco di Bezzaida. Altro insegnamento importantissimo, speriamo di starci coi tempi. Giunsero a Bezzaida dove gli condussero un cieco pregandolo di toccarlo. Allora, preso il cieco per mano, guardate, lo condusse fuori del villaggio. Guardate un'altra volta, dopo avergli messo della saliva sugli occhi, anche qui, gli impose le mani, anche qui. Il gesto di imposizione delle mani, che è un gesto tipicamente sacerdotale, è molto importante. Quando il sacerdote benedice, alla fine della missione, lo faccio sempre. Stende le mani. Quando una persona viene da me e mi viene a chiedere una benedizione, io gli metto sempre una mano sulla fronte e la benedico, sempre. È un gesto molto importante. Nel sacramento dell'unzione degli infermi, a un certo punto, non so se lo sapete, il sacerdote impone le mani sul malato senza dirgli nulla. Quando io sono diventato prete, il vescovo mi ha imposto le mani sulla testa senza dire nulla. Lo stesso succede. Ecco. Gli impone le mani e dice, vedi qualcosa? Quegli, alzando gli occhi, disse, vedo gli uomini, poiché vedo come degli alberi che camminano. Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente e fu sanato e vedeva a distanza ogni cosa. Questo è un Vangelo esclusivo di San Marco. Quindi significa che qui c'è un messaggio importante. I messaggi sono due. Uno è simile a quello che sono stati già dato. Il contatto
con Gesù. Contatto sacramentale, quindi mani e saliva sugli occhi. Poi le mani gliene impone un'altra volta. Che cosa? Voi sapete che ordinariamente un miracolo è un miracolo quando produce una guarigione istantanea e immediata. Qui Gesù non ha voluto guarirlo subito, ma gradualmente. Messaggio? Messaggio molto semplice, che il miracolo rappresenta lo straordinario. Nella vita ordinaria, però, noi abbiamo tutti quanti una vita ordinaria, anche di contatto con Gesù, la guarigione dalle nostre ferite, dai nostri problemi, anche dai nostri vizi, dai nostri peccati, ordinariamente è graduale. Cioè dobbiamo avere un pochino di pazienza. Non basta che dici un rosario e diventi santo, a voglia e quanti ne devi dire. Non basta che ti confessi una volta e è finito tutto, a voglia e quante confessioni da fare. Non basta che vai a messa, cioè c'è una gradualità, perché vi ripeto, la nostra anima segue nelle leggi ordinarie la vita del corpo. Quindi se il nostro corpo piano piano cresce, si evolve, si solidifica, d'accordo, si stanzia, cioè io ho 46 anni adesso, so sempre io, ma non so la stessa persona che ho 30 anni, ho 46 anni. Così vale per la nostra vita interiore. Quindi il miracolo rappresenta lo straordinario, ma Gesù attraverso questo gesto, e questo è il messaggio che vuole dare San Pietro attraverso San Marco, è: sappiate che nel contatto sacramentale ordinario con Gesù si verifica una crescita. Voi sapete che il vedere, poi il fatto del cieco, è la conoscenza e la comprensione delle cose di Dio, che avviene in maniera continua e graduale. Quanto più tu stai a contatto con i sacramenti, contatto fisico con Gesù, anche se tu non ti accorgi di niente, basta che gli dicevi degnamente. L'ultimo particolare: poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi, questo è il cuore della prima parte del Vangelo, e interroga i discepoli dicendo: chi dice la gente che io sia? Ed essi gli risposero: Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti. Ma egli replicò: voi che dite che io sia? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. Attenzione, Pietro è l'immagine del popolo di Israele nel Vangelo di San Marco. Il popolo di Israele compie le promesse se riconosce in Gesù il Messia, perché ciò che era stato profetizzato in senso stretto ad Israele era il Messia. Non sapevano neanche gli ebrei che il Messia, perché questo non si può immaginare nessuno, cioè che il Messia fosse Dio fatto uomo, questo è proprio veramente l'insondabile e l'inimmaginabile. Però già nel riconoscere Gesù il Messia, Pietro rappresenta, come dire, l'immagine del perfetto israelita, è colui che ha fatto quello che Dio voleva che facessero tutti gli israeliti, cioè riconoscere anzitutto Gesù come Messia. È voluto il fatto che il titolo di figlio di Dio sia dato poi a Gesù dal centurione pagano, per il discorso che ho fatto prima: i primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi, cioè quelli che più facilmente hanno creduto che Gesù fosse il figlio di Dio fatto uomo sono stati pagani, di fatto. Ecco perché questa cosa, che è fatta apposta chiaramente dall'evangelista per risaltare questa verità. Vedete, qui c'è il famoso tema, vi ricordo l'introduzione del Vangelo di San Marco, del segreto messianico, no? Impose loro severamente di non parlare a nessuno. Perché? Perché ai tempi di Gesù, come ricorderete, c'era l'idea del Messia, che poi è stato il problema di Giuda. Il Messia sarebbe stato un capo popolo, un nuovo Davide, che veniva a restaurare il regno di Israele, quindi la gloria di Israele legato al popolo di Israele, popolo, quindi io, noi e gli altri fuori. Quindi caccia ai Romani, ripristina l'età aurea di Davide, ristauriamo il tempio ancora più bello di prima, e gli ebrei avranno gloria e splendore in tutto il mondo. Adesso sto semplificando in maniera quasi, quasi banale. E quindi Gesù nel Vangelo di Marco dice: non dite in giro che sono il Messia, se no questi si mettono in testa che io tra poco prendo le armi e caccio i Romani. Che poi tra l'altro sarebbe stato il capo di imputazione falso con cui lo portarono davanti a Ponzio Pilato, gli ebrei strumentalizzando, dicendo che sapete che il motivo per cui Gesù è morto è stato il delitto di lesa maestà. Dice: si è fatto il figlio di Dio, quindi fa il concorrente di Cesare, Cesare è il più grande della terra, lui pensa di essere più grande di lui, lo devi condannare perché ha fatto delitto di lesa maestà. Questo è stato storicamente il capo di imputazione usato contro di lui. Bene, facciamo un gloria al Padre, ci fermiamo, che per oggi penso che possa bastare così. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli.
Ti rendiamo grazie, Signore, di tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.